L'anno scorso ho cercato un campo di volontariato tra quelli organizzati da Lega Ambiente e ho trovato questo piccolo paese che organizzava dei lavori di sentieristica per i volontari. Dopodiché diciamo che l'esperienza non si è proprio esaurita nei 10 giorni, c'è stato talmente tanto entusiasmo nell'esperienza e che con altri volontari siamo tornati a settembre per un'iniziativa organizzata sempre dal comune. Poi sono ritornata invece accolta dalla popolazione, diciamo, a gennaio nelle vacanze natalizie. E qui diciamo che poi anche approfondito le amicizie e i rapporti con le persone di Ostana. Adesso diciamo che mi sono un po' avventurata e parteciperò al progetto Borgate, che è un progetto del comune di Ostana finanziato dalla regione Piemonte, che prevede un recupero di una borgata alpina, una borgata del paese, e quindi acquisterò una casa che è un rudere più che una casa e ci saranno nei prossimi anni la ristrutturazione di questa casa, ovviamente con i criteri di rispetto dell'architettura alpina propri di Ostana e io spero anche con dei criteri di sostenibilità energetica. Io la intraprendo da sola come privato, però include una serie di soggetti, include il comune che farà costruire una sala polivalente nella borgata e quindi si spera che poi ci siano delle attività culturali che vivacizzeranno la borgata e il paese. E poi ci saranno anche delle persone che hanno comprato sempre una casa ma che porteranno delle attività professionali, quindi non tipiche e non tipiche, diciamo, del luogo. Quindi ci saranno degli informatici e poi ci saranno anche delle persone che arrivano con gli animali e quindi produrranno, ci sarà un piccolo caseificio, uno spaccio alimentare di prodotti della zona. E poi i privati, c'è chi farà le case vacanza, eccetera. Spero che sarà un esempio, diciamo, per il reinsediamento in montagna, però un reinsediamento legato anche assolutamente alla sostenibilità energetica e ambientale.